a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube French Croissant. Oggi siamo un po' in trasferta e verrete con me al Festival del Cioccolato che si organizza a Chepianta. Allora, se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per seguirmi su YouTube, mi trovate come French Croissant e seguitemi anche su Facebook, sempre French Croissant, e su Instagram MarziaPedone94. Allora, come vi dicevo, oggi andremo al festival dedicato tutto al cioccolato, quindi che io adoro perché, come sapete, sono una golosona, e che si fa ogni anno a Chepianta. Vi descrivo un pochino il mio outfit. Siccome su fa un pochino freddo, ho scelto di indossare una maglia giadea sotto e poi una camicia di seta di camomilla, entrambe di un blu molto scuro, abbinati a questi pantaloni presi qualche anno fa ma che fanno parte della collezione permanente di Artilli. Poi li ho abbinati a un paio di Oxford nere in pelle semplicissime, acquistate qualche anno fa, e alla mia borsa di Trustati beige. Completa il mio outfit questo trench bicolore beige e nero, acquistato da Nuna Lai qualche anno fa, e che trovo elegante un evergreen alle spalline, quindi aiuta a dare un po' di forma, e un collo che mi piace molto. Guardate anche come cade dietro. Ai capelli ho fatto delle onde larghe, quindi un po' la mia solita piega che tanto amo. E niente, siamo pronti, andiamo! Allora, come vi stavo dicendo, ci stiamo recando al Choco Festival a Chepianta. È un evento al quale partecipiamo un po' tutti gli anni. Vabbè, questi ultimi 2 anni ovviamente a causa del Covid non è stato fatto, e quindi siamo ben felici di ritornarci e di vedere un attimo come sarà quest'anno. E siamo stati anche un anno a Perugia, anzi uno o due anni? Due anni. Per 2 anni siamo andati a Perugia, lì abbiamo anche degli amici, quindi siamo andati un po' a trovarli. E devo dire che l'Euro Chocolate di Perugia è un evento davvero molto molto bello. E ci siamo divertiti tanto, abbiamo assaggiato del cioccolato proveniente da tutta Europa. E poi comunque ci sono tanti stand, tante specialità, tanti tipi di cioccolate diversi e particolari, e quindi assolutamente, se avete la possibilità, vi consiglio di andarci. E quest'anno, quindi, come vi dicevo, finalmente si è rifatta un'altra edizione del Choco Festival a Chepianta. E noi non vedevamo l'ora, insomma, di andarci. Oggi è domenica, abbiamo scelto come orario questo, praticamente sono le 2:30, perché volendo un po' filmare e volendo un pochino farvi vedere i vari stand, un po' come funziona e tutto, abbiamo scelto un orario in cui pensiamo di non trovare molta gente e quindi possiamo filmare tranquillamente, parlare con voi e raccontarvi un pochino l'evento. Allora, per quanto riguarda il make-up, ho realizzato un make-up abbastanza semplice e che mi rappresenta molto, chi mi conosce sa che lo porto spesso. Allora, sugli occhi ho applicato un ombretto color crema, quindi non so se lo riuscite a vedere, molto molto naturale e delicato. Sull'arcata ho messo una terra di Dior, di cui vi ho parlato in alcuni make-up tutorial, che ho messo anche un po' qui per segnare lo zigomo, il taglio dello zigomo. Poi ho messo l'eyeliner tecnico di Colister, un po' di matita nera, mascara e un bel po' di blush rosa sulle guance, e un rossetto rosso di MAC, un rossetto morbido. E già che insomma si vedono bene, vi faccio vedere questi orecchini un po' anni 60, anni 50, con le perle grandi, che ho deciso di abbinare al mio outfit. Allora, io vi lascio, ci vediamo direttamente al Choco Festival e a dopo. We'll be right back.
io le adoro. Non so quale prendere. Voi che cosa mi consigliate? Quali sono i vostri cremini preferiti? Questo è il cremino classico, vediamo com'è. Che delizia! Altra cosa che adoro sono i tartufi, qui ce n'è una selezione di buonissimi. Guardate un po'. A voi piacciono i torroni? Io personalmente lo adoro. È un dolce tipico natalizio, però a me piace mangiarlo un po' tutti gli anni. L'ho assaggiato un po' in diversi gusti, pistacchio, fragola, croccantino, ed è davvero buonissimo. Abbiamo fatto un giro per gli stand, quest'anno l'edizione è stata un po' in versione ridotta perché comunque è la prima dopo 2 anni di stop, però devo dire che sono rimasta abbastanza soddisfatta delle bancarelle che hanno esposto. Alcune venivano da Perugia, altre dal nord Italia, altre da Foggia, insomma abbiamo assaggiato un pochino di cioccolato e adesso andiamo a comprare qualcosa dove insomma ci è piaciuto di più. Allora, che ne pensi di questa edizione? Ti è piaciuta? Diciamo che abbiamo già assaggiato troppo. Diciamo che abbiamo già fatto i golosi, i golosoni, e ora vogliamo acquistare qualche cremino, qualche tartufino. E niente, a voi piace il cioccolato? Siete golosi? Fatemi un po' sapere. Noi siamo tanto golosi, soprattutto lei. Sono molto molto golosa. A tra poco con ciò che acquisteremo. Sì. Ciao! Abbiamo fatto i nostri acquisti, un bel bottino pieno di tartufine, abbiamo preso un sacco, allora vi faccio un attimo vedere, guardate, non so se riuscite a vedere il nostro bottino. Con cosa cominciamo, amore? Cosa cominciamo? Allora, io direi di provare un cremino al cocco, guardate com'è, che delizia, è fatto con cioccolato bianco, cioccolato al latte e spruzzato di cocco. Allora vediamo com'è. Direi squisito. Adesso invece proviamo dei tartufi. Io ne ho preso uno al tiramisù, quindi all'interno è gusto tiramisù, poi è imbevuto nel cioccolato bianco e spruzzato con il cacao. Invece quello di Davide, io invece proverò questo, che è un tartufo alla nocciola e cioccolato bianco. Buonissimo. Io adesso invece provo un cremino al mou, quindi è completamente gusto mou. Io invece un tartufo interamente al cioccolato bianco. Vai. Assaggiamo. Delizioso.
delizioso. Guardate come sono cremosi. Sono davvero buonissimi. E per questa edizione del Choco Festival, per quanto riguarda il cioccolato, noi chiudiamo qui. Mangeremo un po' i nostri tartufini e cremini e ci vediamo tra poco con una sorpresa. Buon appetito! E dopo esserci mangiati tutti i tartufini e i cremini, una bella scorpacciata di cioccolato. Lasciamo perdere. Mamma mia, che bontà! Allora, vi avevo promesso una sorpresa. Stiamo andando a fare una visita guidata presso il Teatro Marruccino. Questo è stato chiuso per alcuni anni, giusto? Sì. E l'hanno riaperto da poco, è possibile visitarlo. Noi non l'abbiamo mai visitato e quindi abbiamo pensato di prenotarci per visitarlo. Venite con noi. Il teatro in questione è stato chiuso per restauro. L'attuale amministrazione comunale, che è stata eletta appunto alle ultime elezioni politiche, si è impegnata personalmente a rivalutare questa bellezza architettonica della nostra Chieti. Attualmente ci sono varie manifestazioni, concerti, anche delle recite del liceo artistico, proprio in concomitanza del Festival del Cioccolato. Venite con noi a scoprire questa piccola meraviglia della nostra Chieti. Scendevano in platea nella buca a fare le loro prove prima dell'esordio ufficiale con le feste di San Giustino. Allora, vi è piaciuta la visita al nostro Teatro Marruccino? Vi abbiamo un po' portato con noi nella visita di questo teatro. Come sempre Chieti riesce a stupirci, è davvero una città molto bella, ricca di un forte patrimonio culturale e artistico. Diciamo che abbiamo passato un bel pomeriggio tra cioccolato, arte, quindi perfetto per noi. Certo, questa visita al Teatro Marruccino era un fuori programma anche per noi.
ci siamo ricordati, leggendo il programma, insomma, che del Choco Festival, che c'era questa possibilità, e quindi siamo rimasti anche stupiti del grande impegno nei restauri e nel rendere il teatro accessibile soprattutto alle persone con una mobilità ridotta. Quindi al di là della bellezza artistica del teatro, la cosa più importante è che ora anche le persone in difficoltà possono andare, insomma, a godersi uno spettacolo. Sì, l'inclusività, ne hanno parlato a lungo durante la visita guidata. Vedendo un po' il Festival del Cioccolato da lontano, uscendo da teatro, abbiamo notato che adesso è pienissimo di gente, infatti si sta facendo sera e ovviamente è pieno di persone, quindi sono contenta di essere venuta prima perché abbiamo potuto farvi vedere con calma un po' tutte le specialità gastronomiche che c'erano. Spero che vi abbiamo tenuto un po' di compagnia in questa prima domenica, in cui è cambiato l'orario. È già sera. E sono le 5. Sono le 5. Noi chiudiamo qui questo blog. Fateci sapere se vi è piaciuto, se vi è piaciuto il teatro, se amate il cioccolato. Raccontateci un po' se nelle vostre città fanno un Choco Festival, se vi piace. E niente, noi vi salutiamo. Vi diamo una buonanotte. Iscrivetevi sul mio canale French Croissant. E seguiteci sul gruppo Facebook French Croissant e sul profilo Instagram MarziaPedone94. Ciao a tutti! Ciao, buona serata, un bacio!